Vision 2 è un sistema di intelligenza artificiale che abbiamo costruito in tempo di Covid, nell'ottica di riuscire ad aiutare a mantenere i comportamenti di sicurezza che vengono richiesti. In particolare è un sistema di computer vision che funziona in modo molto semplice e diretto attraverso delle webcam. Serve a monitorizzare quelli che sono i comportamenti considerati un po' a rischio. Ad esempio, abbiamo lavorato sulla capacità di visualizzare gli assembramenti e riuscire a comprendere quando qualcuno non possiede la mascherina, piuttosto che si applica una possibilità di gestire le file al di fuori, per esempio, dei negozi, dei supermercati o degli uffici di pubblica amministrazione in forma automatica, evitando anche in questo caso assembramenti nelle sale dove si vuole fare accedere le persone. Nel dettaglio come funziona? Che cosa fanno queste webcam? Rimandano appunto le immagini ad un software che abbiamo costruito ed in particolare per evitare gli assembramenti funzionano in modo semplice, ovvero vengono settati dei valori che vengono reputati di sicurezza, per cui io posso settare il sistema indicandogli che in uno spazio osservato debbono esserci al massimo 10 persone. Nel momento in cui le persone risultano essere in numero superiore, il sistema invia un piccolo segnale o un allarme. Altrettanto accade, è più intuitivo, so che accade sulle maschere, sul face mask. Face mask semplicemente riesce a visualizzare i soggetti che entrano in un luogo e non possiedono la mascherina. Questo tipo di applicazione che richiede un largo uso di intelligenza artificiale e in questo caso anche di riprese può aprire sicuramente all'istanza della privacy. Secondo voi è totalmente tutelata? Ci dice perché? Allora abbiamo pensato di sviluppare un sistema che funzionasse da sensore, ovvero che non producesse registrazioni e che non producesse dati. In questo senso le telecamere rimandano a un software le immagini, ma il software non rimanda indietro né una registrazione né un'analisi dei dati. L'output effettivo finale è soltanto un segnale. Voi non conservate le immagini che sono state, che vengono riprese? Assolutamente. Il concetto è che se io non permetto, diciamo così, di recuperare informazioni da una registrazione o da un dato, io tutelo in toto la privacy delle persone. Quali possono essere le applicazioni pratiche? Dai supermercati ai negozi, stiamo pensando di sviluppare, diciamo così, un applicativo specifico per i musei, per il cinema. Ma anche per i parchi all'aperto, in ambienti dove le persone, diciamo così, non sono nel dominio del commerciale, ma sono nel dominio, diciamo, del culturale. Beh, per questo, questo però dovrete anche stringere degli accordi con le amministrazioni locali. I cittadini dovranno essere avvisati che entrando in quello spazio sono sottoposti a questo tipo di tra virgolette sorveglianza. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il concetto sul quale noi, diciamo così, ci siamo basati è che le tecnologie in qualche modo devono essere al servizio della persona e quindi vogliamo sviluppare sistemi che aiutino a mantenere comportamenti sani e in sicurezza, diciamo così.